Amici internazionali, popolo di YouTube! Era tanto tempo che volevo provare questo saluto e mi piace. In data 1 dicembre 2021, questo canale YouTube ha compiuto ufficialmente il suo primo anno di vita. Se andiamo a consultare le informazioni del canale, viene riportato erroneamente che è stato aperto nel lontano agosto del 2012. In realtà caricai i miei primi video e le mie prime clip su questo canale proprio nel 1 dicembre del 2020. I video lì facevano sì e no 40 visualizzazioni, 5 like, dei numeri del genere, che se li guardiamo oggigiorno sono sinceramente dei numeri bassissimi. Col passare dei mesi non mi sono più limitato a caricare semplici clip, ho cominciato a montare ed elaborare video un po' più complessi, montaggi, riportare notizie sul mondo di Monster Hunter e via dicendo. Qualcuno di voi si ricorda ancora dei tempi del... Salve popolo di YouTube, sono Chris Drake 512. Quella voce sintetizzata sarà stata a dir poco orrenda, però mi fa venire in mente tanti ricordi di un'epoca passata. È sottinteso, ma va detto che, rispetto a una volta, io ci metto molto più impegno, molta più passione e soprattutto molta più anima nel realizzare i video. Penso di produrre video migliori, ma sinceramente non sta a me a dirlo, siete voi che mi dovete dire se i video sono migliorati o peggiorati. Eppure siamo qui. Un anno dopo, con più di 320 iscritti. Man, it's been one hell of a ride! Se vogliamo dare i numeri o condividere un po' di statistiche a voi nerdoni come sottoscritto, vi comunico che nel giro di un anno abbiamo raggiunto 324 iscritti. 328 nel momento in cui ho registrato questa parte. Sempre nell'arco di un anno noi abbiamo totalizzato più di 170 visualizzazioni e più di 2200 ore di visualizzazioni. Alla vostra destra e alla vostra sinistra metterò un po' di grafici per sembrare un po' più serio e professionale, quando nella realtà dei fatti non lo sono per niente. Si dice sempre che la matematica non è un'opinione e che i numeri sono naturali, veri, reali e mutabili, ma io paradossalmente trovo questi numeri relativi. Perché? Perché agli occhi di qualcun altro possono risultare grandi, possono risultare piccoli, possono risultare abnormi, possono risultare ridicoli. Ma a me questi numeri piacciono, perché hanno soddisfatto e superato le mie aspettative. Ho acceso un attimo la luce perché l'illuminazione della mia stanza non andava più bene. Detto questo, se uno come me, con le mie, tra virgolette, capacità, è riuscito a realizzare tali numeri su questa piattaforma, sono sicuro che ci sarebbero persone in questo mondo che con un minimo di capacità in più farebbero dei numeri molto più grandi qua su YouTube. Dovete solamente crederci. Io sono ben lungi dall'essere il migliore in circolazione. Non sono più simpatico, non sono più divertente, non sono più talentuoso, non sono più capace, non sono più intelligente e né tantomeno non sono né il più bello né il più ricco. Ma a me non mi importa. Perché io voglio essere solamente me stesso ed ho intenzione di esserlo in ogni singola cosa che faccio e in ogni singolo contenuto che porto su questo canale. Da qui in avanti, in ogni singolo video che produrrò, indipendentemente che sarà a tema Monster Hunter o di qualsiasi altra cosa, io ho intenzione di metterci la mia impronta, la mia firma, la mia personalità e il mio modus operandi. E se essere me stesso significa rinunciare al primo posto di un'ipotetica pole position di qualsiasi cosa, a me non mi interessa. In molti dicono che l'importante non è vincere, ma è partecipare. Io non sono per niente d'accordo. Io credo che l'importante non è né vincere né partecipare, ma è lasciare il segno. Questo canale per me, posso descriverlo con 3 P. Questa è la mia passione, questo è il mio progetto e questo è il mio piacere. È anche vero che il dovere viene sempre prima del piacere, verità sacrosanta, motivo per cui non potrò mai caricare un video tutti i giorni, ma io posso dedicare una piccola parte di tutti i miei giorni per questo mio piacere, per questa mia passione, per questo mio progetto.
Io continuerò a compiere il mio dovere, ma non lascerò mai a quest'ultimo con le sue catene di immobilizzare ed inibire il mio piacere. E se queste catene cominciano ad immobilizzare, a portarsi via il mio piacere, allora questo è un grosso campanello d'allarme. Devo scuotere le fondamenta della mia vita e far di tutto pur di riprendermi il mio piacere. Pensare solo ed esclusivamente al proprio piacere non si può vivere, ma è anche vero che se pensiamo solo ed esclusivamente al nostro dovere, non è vivere. Questa è la mia passione ed ho intenzione di coltivarla. Io non potrò mai sapere quando, come e soprattutto se darà i suoi frutti, ma io voglio provarci. La parte ottimista che c'è in me crede che se coltivo queste passioni nel modo giusto, allora potrò avere i suoi frutti. In tal caso, allora questa passione potrebbe diventare il mio lavoro. La parte più seria e più pessimista che c'è in me crede che tutto questo non accadrà mai, che potrei fallire da un momento all'altro. Ma se proprio devo fallire, allora voglio cadere con stile. Voglio che il sipario si chiude col canto del cigno. Io sono Chris Drake ed approvo questo messaggio. Credo di essermi sfogato abbastanza con questo messaggio. Magari era vero, magari stavo solo recitando, o magari la verità stava nel mezzo. Chi lo sa? L'ultima cosa che vorrei dire è una richiesta che vorrei fare a voi. Non ho voglia di star lì a lanciare il solito messaggio del "Don't forget to like, share and subscribe" e tutte quelle robe lì. L'unica cosa che vi chiedo è di commentare più spesso sotto i miei video, perché io ho voglia di leggere più commenti da parte vostra. Anzi, li voglio sentire, li voglio percepire. Voglio leggere i vostri complimenti, voglio leggere le vostre critiche costruttive e voglio anche leggere i vostri insulti. I complimenti sono sempre graditi, le critiche costruttive, magari se fatte nel modo giusto, possono darmi qualche dritta e farmi mettere a posto qualche errore. Gli insulti, beh. Perché sarà divertente zittire qualche leone nella tastiera, quelli che hanno le dita più veloci del loro sistema nervoso. Penso che per oggi è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ad aver ascoltato il mio sfogo, il mio delirio, fino alla fine. Vi ringrazio di cuore per tutto il supporto che avete offerto fino adesso su questo canale e vi ringrazierò per il supporto che offrirete anche in futuro. Che il boom shido vi illumini il cammino, ci sentiremo alla prossima. Farewell.